Un saluto a tutti i lettori di Riverasport.it. Siamo in casa Sanremese e parliamo con due calciatori della squadra amatuziana da Roma, Alex Gagliardini. Ciao Alex. Tutti. E da Firenze Alessandro Manes. Ciao Alessandro, grazie di essere qua con me. Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Prima di andare a inoltrarci nella stagione bianco-azzurra, dobbiamo parlare di questo tema, no? Il coronavirus, davvero terribile, che ha devastato l'Italia anche a livello sportivo, Alex. Un tuo commento. È stato un fulmine a ciel sereno. Diciamo che all'inizio nessuno pensava a una cosa così drammatica, diciamo. Era stata all'inizio un po' snobbata da tutti, poi si è verificato tutto questo. Alessandro, come la stai vivendo a livello personale? Non è stata sicuramente un bellissimo avvenimento. I primi periodi sono stati brutti perché fra l'ansia comunque della salute in generale, la preoccupazione comunque anche dello stop dei campionati, della stagione, del non sapere di come andrà a finire, non l'ho vissuta benissimo i primi periodi, però adesso diciamo ci stiamo un po' adattando a questa situazione. Anche il calcio dilettantistico è difficile che riparta. Io non so qual è il vostro pensiero. La Serie D dovrebbe partire in teoria a fine maggio, ma la vedo molto dura, Alex. Io la vedo quasi impossibile che possa ripartire perché non penso ci siano strutture adeguate e adatte a sorpassare questo virus. C'è anche l'ipotesi di Alessandro che si giochi a porte chiuse, però non è la stessa cosa. Secondo me. Ma il problema secondo me è che non si riesce nemmeno a giocare a porte chiuse, perché purtroppo per giocare bisogna prendere cioè bisogna avere delle norme di sicurezze. Purtroppo in Serie D secondo me non è possibile questa cosa. Ok, parliamo della vostra stagione, un po' diversa, no? Alex, titolare fisso, Alessandro. Io quando sei arrivato, sinceramente, ho pensato, qui spacca il mondo perché ho visto il tuo curriculum straordinario. Eravate la coppia difensiva della Sanremese. Poi si è rotto qualcosa, Alessandro? Secondo te? No, no, Secondo non, te? niente in particolare. La stagione non è iniziata bene, poi purtroppo ci ho avuto un problema fisico che mi ha un po' condizionato. Poi fra problemi fisici e scelte tecniche del mister, non ho giocato con grande continuità, però eravamo comunque una squadra competitiva e ci stava a sedersi qualche volta. Alex, te invece è una stagione fino a questo momento perfetta. A parte Ma perfetto, due espulsioni, dai. poteva sempre esserci sempre qualcosa in più, come attuale era una squadra competitiva e diciamo, si sono alternati due Simone, ma Ale ha registrato anche qualche problema fisico nel corso dell'anno che diciamo non gli ha dato quella continuità che magari cercava. Ecco, troppi punti persi per strada, però. Anche perché era un campionato che secondo me la Sanremese poteva cercare di vincere, no? Perché comunque erano tutte lì a Ma un certo punto. sicuramente diciamo fino a dicembre eravamo lì, eravamo primi, secondi, eravamo comunque tutti attaccati. Poi è successo quello che ancora vediamo e abbiamo perso tantissimi punti. Alessandro, secondo te è un po' la piazza? Che anche 2 anni fa, comunque, la Sanremese, io ho intervistato giocatori come Cacciatore Lauria, abbastanza importanti, non sono riusciti a portare sulla Sanremese. Secondo te, un po' la piazza? Ha sentito un po'. Ma senti, secondo me non è la piazza, secondo me è un discorso di squadra che non abbiamo saputo gestire quel momento in cui eravamo secondi a un punto, ci sentivamo forse troppo addosso l'obbligo di vincere e non abbiamo saputo gestire questo momento perché comunque è vero che a Sanremo c'è l'obbligo di quest'anno soprattutto c'era l'obbligo di far bene, di vincere, di arrivare primi, però quando uno gioca a calcio sono delle pressioni che ci stanno, quindi evidentemente è stata una mancanza della squadra. Anche perché nei momenti difficili, quando anche Mister Ascoli ha rischiato un po' la panchina, voi giocatori avete fatto gruppo, cioè l'avete sempre difeso, Sì, avete anche mandato un comunicato, mi ricordo, nel momento caldo, no, Alex? Com'era la situazione in spogliatoio, se si può dire? sempre schierati col mister perché si è creato un rapporto
penso da parte di tutti con lui, che andava oltre il calcio, comunque una persona umana, una persona, un gran comunicatore, e si è fatto volere bene, dai. Alessandro, sei d'accordo? Immagino. Sì, no, eravamo tutti, cioè siamo tutti molto legati al mister sotto l'aspetto sia umano che calcistico, e siamo stati sempre dalla sua parte, come lui è sempre stato dalla nostra. Soprattutto il fatto che quando diciamo lui era a rischio, ci siamo sentiti di metterci dalla sua parte, perché sapevamo dentro di noi che non era sua completamente la responsabilità, ma era di tutti noi. Tu, Alessandro, arrivavi da una realtà molto più grande, no? Latina. Hai trovato delle differenze? Sì, vabbè. Latina era in Serie B, mi sembra che poi tu sei arrivato quando... Sì, diciamo ho passato due anni che... Cioè, due squadre che avevano tutte e due l'obbligo di vincere. Anche Latina l'anno scorso c'era l'obbligo di vincere. E diciamo è successa una cosa simile a come è successa qui a Sanremo. Purtroppo l'anno scorso siamo arrivati settimi, non abbiamo assolutamente anche l'anno scorso tenuto il passo con le prime, quindi diciamo è successa un po' una cosa simile a Sanremo. Poi a livello di piazza sicuramente c'è un po' di differenza, magari a livello di tifoseria, Latina era in Serie B 2 anni fa, però l'annata è molto simile. Tu, Alex, invece arrivavi da una favola, no? Questo Atletico Roma straordinario, un po' seguito la tua avventura giù a Roma, insomma. È stato fino a dicembre a Cavorrano, e poi sono successe alcune cose là, non mi sono benissimo con la piazza, e ero andato lì all'Atletico, dove ho trovato una famiglia, diciamo. Sì, è stata un'annata più che positiva l'anno scorso, dai. Anche perché per tutte e due la scelta di Sanremo, come è venuta? Cioè, una scelta di vita alla fine, no? Tu sei di Roma, Alex, e hai deciso di sposare questo progetto. Sì, ho avuto qualche contatto già l'anno scorso, prima di Orrano. Poi quest'anno, diciamo, non ho esitato neanche un minuto ad accettare. Anche tu, Alessandro, immagino che comunque c'era già nell'aria che Manes dovesse arrivare a Sanremo. Sì, quest'estate. Sì, pure contattato, quindi. Sì, mi ricordo. Dovevo tenere la cosa segreta e non ho potuto sganciare. Però siamo arrivati prima noi. C'è quindi il futuro è biancazzurro per tutte e due. È difficile parlare di calcio, no, ragazzi? Però bisogna un attimo drammatizzare, perché sennò qua io facciamo un giornale sportivo. Dobbiamo darle due notizie, non esclusiva, Alex. Sì, presto, ti rispondo io per tutto, penso. Sì. Ora... Per metà aprile, cioè, di tempo ce n'è tantissimo. Posso farvi una domanda sulla società? Avete paura che magari la famiglia dei Gotta venda? Ci sono queste voci, no? Insistenti. Ma chi vuole? Sto qua, e quello che vedo per adesso sono tutte voci ancora. Non ho visto ancora nulla di concreto. Quando si concretizzerà tutto, diciamo, ci guardiamo bene la situazione. Sì. Alessandro, come la vedi? Sono d'accordo con Alex, queste sono voci che in ogni squadra dove vai a giocare si sente ogni anno una cosa differente, queste voci si sentono dappertutto, sì. Giustamente ci sta che in un periodo in cui la squadra è andata male e i tifosi siano stati un po' risentiti verso sia squadra che società, quindi queste voci vengono alimentate, però finché non c'è niente... Di certo è inutile parlarne. Chi viene ospite nella mia trasmissione, qua su riviasport.it, voglio fargli un po' sorridere, no? Voi non state sorridendo tanto, anche perché la stagione ve l'aspettavate diversa, secondo me. Di Alex e Alessandro. Decisamente. Okay? Allora, io chiedo a Manes, com'è Gagliardini? Visto che credo che sia la prima volta che ci giochi insieme, non lo so, poi magari mi sbaglio. Ah, sì, no, certo. Ma come Gagliardini a livello di tutto, insomma. Calcio... Di tutto, sì, perché probabilmente... Anche fuori vi frequentate, no, voi giocatori? Che... No, io e Alex, io penso che la cosa sia reciproca, abbiamo legato molto fuori dal campo. Ho avuto anche fortuna a beccare giustamente la coppia perfetta, a livello amichevole. Abbiamo, abbiamo molti valori in comune, quindi ci siamo trovati subito d'accordo, e anche in campo io con Alex mi sono trovato sempre molto bene. Tu, Alex, invece di Manes, cosa dici?
Guarda, io ti faccio sorridere, Alex, dai. Avevo fatto l'intervista inizio anno e... Sì, mi ricordo. Avevo detto che l'anno scorso era uno dei giocatori che mi ha più impressionato. E in tutti i reparti, sono sincero. Quindi averlo trovato a Sanremo sono stato contento, insomma. Alessandro, tu hai giocato con Castaldo, adesso magari dico una boiata, con Luigi Castaldo? Praticamente, sì, siamo amici. Allora, praticamente quando lui era sotto contratto con il Siena, io ero in primavera, c'è stato un periodo che lui doveva recuperare un infortunio, era senza squadra ed è venuto ad allenarsi con noi a Siena. Lì abbiamo fatto amicizia e da lì siamo sempre... Sai che ho passato nella Sanremese, no, lui? Io l'ho intervistato qualche settimana fa. Lo salutiamo, Gigi. Certo, con piacere. No, ma io e Gigi ci sentiamo molto spesso, ci siamo sentiti pure in questi anni. Mi ricordo quando a Sanremo ci fu quella rimonta dell'Albissola, ricordo quando mi chiamò. Sì. Quel famoso gol, due punti. Che passa un campionato. Sì, e quindi niente, sì. Salutiamo Gigi, insomma. Alex, i tifosi della Sanremese sono molto social, un po' come Gagliardini e Manes, no? Siete social anche voi, io vi sbircio ogni tanto, no? È un po' troppo social, no? Sentite un po' questa cosa. Ma no, diciamo che questo periodo è l'unico mezzo che ci fa distogliere da tutto quello che succede, quindi... No, diciamo in Che messaggio li vuoi lasciare, Alex, in questo momento, tifosi del Sanremese? Quello chiedo anche a Alessandro. Che tipo di Che messaggio? quello che vuoi. Cioè, in questo momento ci sono due giocatori della Sanremese importanti che devono lasciare un messaggio ai tifosi, no? Perché i tifosi sono un po' arrabbiati. Normale che sia. Io dalla parte che erano, è inutile dirlo, erano totalmente diverse. Fino a dicembre, ripeto, come ho detto prima, eravamo lì e poi purtroppo come loro anche noi ci chiediamo cosa è successo. Come ha detto Alessandro, sicuramente le gestioni dei momenti andavano prese in maniera diversa perché ci metto sempre noi per primi perché siamo sempre noi che andiamo in campo e noi diciamo a superare o a non superare i momenti diciamo, che si vengono a creare. Quindi, questo mi sento di dire che Alessandro? loro erano anche nostri erano diversi. Scusa, Alessandro? Che messaggio? Innanzitutto di restare a casa. Sì, questo sì, poi ci arrivavamo. Mi hai anticipato, mi rubi lavoro qua. Cavolo. No, e poi Va bene. soprattutto sicuramente cioè, ci dispiace che la stagione sia andata in questo modo. Comunque ci sta a essere arrabbiati, ci sta a fare polemica sui social, penso che un po' tutti i tifosi facciano così, però allo stesso tempo la rabbia non deve far perdere quella passione che uno deve avere dentro per la propria squadra, della propria città, e quindi dico soltanto ai tifosi di non mollare come non facciamo noi in campo, insomma. Mi intrattengo un attimo ancora su questa stagione, no, iniziata con quel 3-3 di Caronno, un po' rocambolesco perché potevate portare a casa la vittoria, e poi quello 0-1 con la Fezzanese che un po' vi ha fermato, no? È stato un po' l'emblema di questa stagione. Poi siete anche arrivati primi in classifica, c'è da segnalare questo. Quella partita con la Fezzanese, chiedo a tutte e due, quanto è inciso? Perché comunque quella partita lì la Sanremese la doveva stravincere, e poi l'ha persa. Sì, era una partita da stravincere, ma è stata una partita anche anomala, perché penso abbiamo fatto 16 tiri nello specchio della porta e loro hanno fatto, mi sembra, un tiro. Il Un secondo. rigore mi sembra. Adesso non voglio Sì, sul sbagliare, rigore, mi sul sembra un rigore. rigore, mi sembra. Sì. E poi loro sul rigore. È stata una... Però diciamo che era la seconda giornata e non è che ci abbia fatto, Sì. diciamo. Però ha dato tanti episodi, no? Per esempio, ci Sì, sono però state delle squalifiche. dimostrazione che comunque eravamo una squadra, si è capito subito che eravamo una squadra secondo me forte, anche la di Caronno comunque è nata con una grande squadra, poi potevano essere 2 punti in più quelli perché è stato all'89esimo avvenuto, però diciamo che poi c'è stata una grande scalata nel giro d'andata. Sì. C'è stata... Poi vi siete fermati, Alessandro, no? Dopo Verbania, quel 3-0 esterno, poi siete spariti praticamente. Cos'è successo in quel lasso di tempo? È la pausa, secondo No, te? no, no, non ci credo a queste cose delle pause natalizie, così come ce l'abbiamo avuta noi, ce l'hanno avuta anche gli altri. Sì, Eh,
sicuramente io sono molto, molto fatalista, no? Ci sono delle annate in cui ti gira tutto bene e ti gira tutto male. Uno è sicuramente artefice del proprio destino, ma se pensi Caronno, pareggio della Caronnese al 92esimo, a Fezzano, partita assurda, due gol annullati, così. A Lavagna uguale, partita stradominata, pareggio al 92esimo. Sì. Cioè, un po' il riassunto della stagione. Poi noi siamo stati bravi a rimontarla, il giro d'andata, siamo arrivati primi. Come ho detto prima, evidentemente non siamo stati una squadra che ha avuto la forza di gestire nel girone di ritorno questa pressione di... La fine del campionato, il girone di ritorno si avvicina, no? Quindi sì, le squadre forti la gestiscono in maniera diversa questa pressione. Noi non ci siamo riusciti, ci è mancata qualcosa dal punto di vista magari dell'esperienza, da parte di noi più grandi magari. Sì. Questo. Anche perché adesso mi odieranno in Toscana sicuramente. Lucchese e Prato secondo me non c'hanno di più della Saremese. Questo è il mio parere personale, non so se siete d'accordo. Forse il Prato qualcosina di più. A me tra le due squadre mi ha più impressionato il Prato, anche se non aveva, anche se a Sanremo mancavano diversi giocatori, ma mi sembrava una squadra abbastanza quadrata, importante. Poi ora non so cosa succederà con tutto questo, perché mi sembra era avanti la Lucchese, no? Mi sì, sembra un punto sopra la Lucchese. Non un penso. Punto sopra la Lucchese. Però che cosa succederà, insomma? Succederà Alessandro Manes che, se rimanete a Sanremo, probabilmente, se fa salire le prime in classifica, così si dice, la Lucchese se ne va in Serie C e l'Imperia sarà in Serie D. Quindi vi voglio anticipare che si prospetta un bel derby se rimanete a Sanremo. Vi piacciono i derby, no? Certo. Non so quanti ne avete vissuti di derby nella vostra carriera, però queste sono proprio partite belle. Sanremese Imperia per la classica. Sì. Un paio classe. Di derby importanti ho fatti, i derby sui derby. Allora, dato che Manes mi ha anticipato prima e mi vuole rubare il lavoro, probabilmente sarà così, voglio farmi lanciare dimmi Alessandro. Questi mesi che non lavoriamo bisogna lavorare in qualche modo, no? Infatti, quindi mi sa che vuole rubare il lavoro. Inizio da Alex, così impari Alessandro. Un messaggio, no Alex, soprattutto ai più giovani. Bisogna ancora stringere i denti. Bisogna ancora stringere i denti, perché io penso, spero che il più sia stato fatto. Ora è tanto che siamo a casa e invito tutti però a restare a casa ancora per un po' di tempo e speriamo di farcela il più presto possibile. Alessandro? Anch'io dico la stessa cosa. Insomma, restiamo a casa perché... molto importante, ci sono cose importanti nella vita, oltre sicuramente al lavoro, le uscite, che è la salute, che è la cosa più importante che c'è. Quindi pazienza, pazientiamo un altro pochino, perché fra poco secondo me sarà finita, dai, sono positivo. E con la fiducia di Manes chiudo qua, io vi ringrazio di essere stati qua con me, spero vi siete divertiti. Grazie a te, Ricci. Vi ringrazio. Allora, saluto da Roma Alex Gagliardini, salutami Roma che io amo Roma, così lo sanno tutti, anche un po' giallo-rosso, però vabbè, questo non si dice. E saluto da Firenze Alessandro Manes, grazie Alessandro. Grazie a te. In bocca al lupo e speriamo di vedervi ancora con la maglia sanremese. Grazie. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.